procede a ritmi serrati il tour elettorale del Partito Democratico con Marco Minniti, candidato nel collegio uninominale di Pesaro e Urbino Marche Nord per le prossime elezioni politiche del 4 marzo, protagonista di una serie di incontri che lo vedono al centro di relazioni formali ed informali con gli elettori del territorio. Sabato 17 febbraio, dopo essere stato ospite di Dario Franceschini a Ferrara, dove il ministro del MIBACT è candidato, Marco Minniti ha ricambiato il favore invitando il compagno di partito e di governo ad un incontro organizzato al Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro. Parlare di un euro in sicurezza e un euro in cultura, sono due cose che stanno insieme. Bisogna lavorare sulla conoscenza per fronteggiare le paure e sulla sicurezza per far restare le persone sicure a casa loro. Subito prima c'era stato un breve incontro ad un caffè lì vicino con i giovani democratici di Pesaro che hanno avuto con Marco Minniti un insolito faccia a faccia pacato e costruttivo sui temi a loro più cari, trovando nell'attuale ministro degli interni una persona tanto saggia quanto autorevole e disponibile al confronto. Quindi, una volta raggiunto da Franceschini, che non ha nascosto la sua sortita a Casa Rossini per un rapido taglio di capelli, dove si trova un salone da barbiere volante con una preziosa poltrona antica prestata proprio da lui, i due ministri hanno dato il via all'incontro. Per ogni euro speso in più sulla sicurezza, un euro in più speso sulla cultura. Questo è il grande messaggio che i ministri hanno affrontato, introdotti dal vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, neo segretario generale del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Rossiniane. L'incontro è stato anche occasione privilegiata per ripercorrere i risultati fin qui ottenuti sui rispettivi ambiti, i frutti degli investimenti in sicurezza e cultura. È un tema su cui stiamo lavorando da molto tempo. Esattamente questo tema è emerso nel dibattito italiano e nel dibattito europeo subito dopo i drammatici attentati del Bataclan a Parigi, quando ci fu una, dopo quell'attentato terroristico, a cui purtroppo ne sono seguiti altri, ci fu una reazione istintiva e giusta: investiamo in sicurezza. Il governo italiano in quel momento decise questa linea, un euro in sicurezza, un euro in cultura, perché i fenomeni delle grandi paure di questo tempo, a cominciare dalla paura del terrorismo, l'esigenza di fronteggiarlo, ma anche le paure che attraversano più normalmente la nostra vita quotidiana, come la paura della diversità, la paura dell'immigrazione, di ciò che è illegale c'è legato all'immigrazione, devono essere affrontati dando risposte concrete. Poi Marco ne parlerà sul tema della sicurezza, su come fronteggiare questi grandi fenomeni del nostro tempo, ma contemporaneamente un'arma altrettanto efficace è investire in conoscenza, in educazione, in cultura, fornire gli anticorpi perché le persone possano fronteggiare queste paure in modo razionale, in modo intelligente e non in modo istintivo o semplicemente seguendo la pancia. Con Rossini, macro strategia pesarese, regionale e nazionale, a fare da trade union di interventi strategici per il territorio, dalla legge speciale per il 150° al recente incremento di organico delle forze dell'ordine a supporto delle celebrazioni in città. Abbiamo fatto questo appuntamento a Ferrari, è andato molto bene. Anche stasera qui c'è tantissima gente, è davvero molto emozionante il clima, il calore, l'affetto che c'è nei nostri confronti. Noi siamo qui per affrontare un grande tema che è cruciale nel presente e nel futuro del nostro paese, e cioè il rapporto tra la cultura, la grande questione delle idee e la questione della sicurezza della gente. Guardate, mai come adesso questo tema è cruciale non soltanto per l'Italia, ma è importante per tutte quante le democrazie del pianeta. Noi abbiamo avuto in questi anni una sfida senza precedenti, che era quella del terrorismo, che è quella del terrorismo internazionale. Una sfida che puntava a cambiare radicalmente la vita di ciascuno di noi. A un certo punto abbiamo avuto a che fare con un terrorismo che abbiamo definito a prevedibilità zero. Basta un attimo che guardate. E quello che è avvenuto in Europa negli ultimi 3 anni, siamo partiti da Charlie Hebdo, siamo passati per Bruxelles, Berlino, siamo arrivati a Manchester, a Londra, a Barcellona. E lì c'è un problema cruciale: come riuscire a garantire insieme
la sicurezza dei cittadini e contemporaneamente che la vita possa svolgersi liberamente. Noi abbiamo scelto una strada. La strada è chiarissima, e cioè quella di non ascoltare, come qualche volta ci capita di ascoltare, i cattivi maestri, che magari vanno in televisione e ci dicono una cosa. Ci dicono, per esempio, guardate, non è possibile tenere insieme sicurezza e libertà. Se uno vuole più sicurezza, deve rinunciare a un pezzo delle proprie libertà. Sono cattivi maestri. Sono cattivi maestri perché il cuore di una democrazia sta esattamente in questo: tenere insieme sicurezza e libertà. Non solo, le celebrazioni per i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, che si snoderanno per tutto il 2018, lasceranno un segno tangibile a Pesaro, città natale del musicista, dove si sta progettando un museo dedicato all'autore del Barbiere di Siviglia. La cultura italiana negli ultimi anni, grazie al ministro Franceschini, è migliorata, sono stati tanti investimenti in più. Quest'anno abbiamo avuto un record di turisti in Italia. E al tempo stesso sulla sicurezza Minniti ha dato la dimostrazione che si può gestire un tema così complicato con grande serietà e pragmatismo. Noi abbiamo la grande fortuna di averne uno dei due candidato qua, e l'abbiamo candidato per rafforzare la nostra terra. Il 4 marzo si vota per i partiti, ma si vota anche per la nostra terra. Da una parte c'è Marco Minniti, la sua forza, la competenza, dall'altra parte c'è il nulla, c'è un non candidato, c'è una persona che ha detto di non farsi votare, che pertanto lui non verrà eletto in Parlamento e si dimetterà. E io mi preoccupo non solo ovviamente di dare il contributo al mio partito, ma per me viene sempre prima la mia città e la mia terra del mio partito. Mi preoccupo a chi posso chiamare il 5 di marzo, e sappiamo che se Marco Minniti verrà eletto avremo un autorevole rappresentante di tutti i problemi della provincia di Pesaro Urbino. Una città che si gioca delle carte importanti in chiave future con il turismo, ma non soltanto. Noi siamo alla vigilia del 150° di Rossini, un risultato che abbiamo ottenuto grazie all'impegno del ministro Franceschini e di tanti altri, e dobbiamo giocarcela al meglio, perché come abbiamo raccontato questa sera, con la cultura non solo si mangia, ma si dà una grande opportunità di competitività all'Italia e di conseguenza al nostro territorio. Infine l'appello di Marco Minniti agli indecisi per sostenere il PD ed arrivare ad una maggioranza di governo. Il punto fondamentale è parlare con quegli indecisi, utilizzare fino in fondo queste due settimane trasmettendo un messaggio che è il punto di forza nostro di questi anni. Noi, dopo 5 anni di governo, e Dario ha spiegato icasticamente quello che si è fatto nel suo ministero, dopo 5 anni di governo, nel 2018 noi ci presentiamo agli elettori consegnando loro un paese migliore di come l'avevamo trovato nel 2013. Questo per noi è un elemento straordinario di orgoglio. Naturalmente non abbiamo finito. Dobbiamo continuare questo lavoro. Sappiamo che abbiamo anche fatto degli errori, abbiamo compiuto delle cose, abbiamo fatto delle cose che non dovevamo fare, ma questo non significa non avere la forza per presentarsi agli elettori dicendo una cosa semplicissima: non consentiamo a nessuno di rimettere l'Italia nuovamente nella sindrome dell'anno zero. Non è possibile che ogni volta bisogna ricominciare tutto da capo. Il Partito Democratico si candida oggi con il centro-sinistra ad essere il riferimento di quelli che possono dire di avere fatto, e appunto perché hanno già fatto possono fare ancora meglio in futuro. Nessuno può dire altrettanto. In questi pochi giorni che ci separano dal voto facciamo un gigantesco tam-tam. Trasmettiamo un messaggio che l'Italia ce l'ha fatta e ce la può ancora fare, che l'Italia non ha alcuna intenzione né di ritornare indietro né di mettersi nelle mani dei populisti. L'Italia ha una rotta chiara, ed è la rotta della crescita e della democrazia. Trasmettiamo questo messaggio. Trasmettiamo un messaggio molto chiaro e molto forte:
che l'Italia è un grande paese. È un grande paese che ha gestito insieme cultura e sicurezza. È un paese che ha uno straordinario passato, che ha un grande presente, che tuttavia non rinuncia ad avere un radioso futuro. Questo futuro è molto nelle nostre mani. Grazie, grazie ancora.